Carlo Barbagallo, nuovo presidente della Volalto Caserta, conferenza stampa di presentazione, la squadra che riparte con nuovi obiettivi, ma soprattutto con tantissimo entusiasmo da parte tuo come presidente, chiaramente anche la squadra segue l'entusiasmo del presidente. Sì, entusiasmo dovrà essere, è una delle basi sulle quali si sta costruendo la nuova squadra. Entusiasmo e grinta devono essere le parole d'ordine per guidarci alla salvezza quanto prima. I nuovi acquisti, tra cui anche Luisa Casillo, sono acquisti importanti, altri ne arriveranno di pari livello. È troppo presto per, come dire, fissare degli obiettivi? È presto sì per fissare gli obiettivi, anche perché è dimostrato, abbiamo parecchi esempi nel mondo sportivo al di là del volley nei quali si costruiscono grandi squadre e poi gli obiettivi non si raggiungono, quindi è presto per dire quale sarà l'obiettivo. Partiamo con l'idea che il nostro obiettivo deve essere la salvezza, stiamo cercando di costruire una squadra abbastanza competitiva per raggiungere quanto prima la salvezza, poi sarà il campo come sempre a parlare, darci le risposte, abbiamo lavorato bene o meno. Un valore aggiunto della Volalto è sicuramente, insomma, il suo tifo organizzato e non. Ecco, in chiusura un appello ai tanti appassionati del volley casertano. Allora, l'appello è di seguirci sempre e comunque, perché lo sport purtroppo, come ho detto prima, è fatto i risultati, sia essi positivi che negativi. Ovviamente è meglio quando sono positivi, come quello di domenica scorsa, che è stato un risultato inaspettato per tutti, soprattutto per noi. Poi cercheremo noi, questo è uno degli obiettivi che ci stiamo prefissando, di cercare di tenere sempre maggior persone incollate alle tribune del palazzetto la domenica.